Allora, abbiamo fatto un piccolo, no, non un piccolo miracolo, ma insomma, perché abbiamo i tecnici che sono in grado di, come dire, mettersi al nostro servizio anche per come si potrebbe dire, per gli inconvenienti piacevoli come in questo caso, nel senso che abbiamo chiesto ad Andrea Germani se poteva rimanere con noi anche per questo segmento, per cui ci ha raggiunto Alan Viezzoli, quindi siamo tutti e Buongiorno, tre buongiorno a tutti. pronti a chiacchierare appunto di cinema e di altro. Allora, già loro stavano un pochettino discutendo e vedevo che c'era qualche cosa di molto divertente che riguarda soprattutto, e devo dire la verità, che là oggettivamente questo premio al miglior interprete maschile, adesso noi italiani poi siamo sempre quelli che quando Dario Fo ha ricevuto il Nobel per la letteratura, tutti quanti, no, non lo meritava, meritava un altro, eccetera. Vero è che oggettivamente Marcello Forte, che è l'interprete di Dogman e che ha vinto il premio come miglior attore al Festival di Cannes, questa è una scelta che da un certo punto di vista può innescare delle considerazioni, no? Perché non è un attore, fin dei conti, no, Alan? Secondo me è proprio lì il nucleo, cioè nel senso, lui nel film fa esattamente quello che di solito fanno i non attori, cioè uno che sembra non recitare, sembra che in certi momenti, in certe scene il regista Garona gli abbia chiesto di improvvisare più che altro, che mantiene nel film lo stesso nome suo di battesimo, Ah, in sì. modo che magari di solito queste cose, tu poi lui mi confermerà, aiutano per i non attori a immedesimarsi ancora di più, nel senso che se io ti Sì. chiamo Umberto e tu stai interpretando il personaggio di Umberto, sei più portato a rispondermi Nel in un caso certo tuo dovrei modo. chiamarti Alan o Ludovico, perché io avrei Vabbè, delle questo difficoltà, ma questo è un è altro un altro discorso. discorso. Il punto è che mentre lui fa un'interpretazione di questo tipo, dall'altro lato, guardando la filmografia di Fonte, vedi che ha fatto già 10 film al suo Ah, attivo. ho capito. E allora le due cose secondo me non si conciliano così bene. Secondo me quella è una scelta paradossalmente quasi da premio. L'Oscar fa questo tipo di cose, no? Si innamora di, adesso, Sì, è l'innamoramento di un attore in è qualche modo, l'innamoramento di un perché attore, no? l'attore, perché torniamo al discorso della scelta del regista sui tuoi difetti o sui tuoi pregi, lui è stato scelto per un suo difetto o un suo pregio, vogliamo Sì, dire, è siamo d'accordo. usato per quello. Ora, che un attore del genere vinca la Palma d'Oro come migliore interpretazione maschile, mi sembra veramente Sì. una cosa strana, mi sembra veramente una cosa strana, Io vado perché ancora più pesante sotto certi aspetti. Nella storia degli Oscar c'è il caso, per esempio, di Marlee Matlin, che interpreta la parte della sordomuta in, come si chiama, Figli di un Dio minore, che vinse l'Oscar interpretando se stessa, insomma, no? Per cui là È più una non. cosa come dici tu da Oscar, più una Sì, cioè, cosa loro estemporanea hanno così, questo ora che veramente tipo di. non credo che non ci fossero stati dei film o degli attori tali No, decisamente. Anzi, forse anzi. la cosa più difficile era sul femminile, sul maschile, È veramente una cosa, quest'anno. visto che Cannes in qualche modo, come dire, prepara, vuoi l'Oscar, prepara una strada, prepara una cosa, vuoi che abbia dato una mano grossa al film per arrivare agli Oscar? Ci sono Può tante essere, dinamiche che noi non può essere. sappiamo Ovvio, di. chiaro. Però, già che adesso devo. Parliamo di euforia dal tuo punto di vista, insomma, no? Perché adesso Ok. sentiamo poi Allora, Perché lui era mo molto preoccupato il quando film ti è sono entrato. piaciuto, Il questo film mi è sappiamo. piaciuto, sì. Ecco, questo già sei più Va tranquillo, bene, perfetto. insomma. Ok. No, devo dire di sì. Quest'anno l'Ansetan Regard, che era la sezione dove il film era stato presentato, era molto molto sottotono, cioè veramente tutto quello che ho visto era così. E Euforia è veramente uno dei pochi che secondo me si salvava di quel concorso. Un buon film. Io francamente forse ho amato un po' di più Miele, che era l'opera L'avevi anche precedente scritto di su. Golino, Sì, della alcuni di Golino, sì, esatto. alcuni dicono Ciò questo. nonostante, comunque, è un film in cui Valeria Golino ha qualcosa da dire, lo dice bene e lo fa con degli interpreti che sono straordinari. Cioè, per esempio, Scamarcio, che regge il film, perché veramente lui è presente quasi in ogni scena.
è straordinario. Ma Scamarcio conosce un momento, particolare. È un atto d'amore, è stato un atto d'amore. E nonostante loro si siano divisi ormai già da 2 anni come coppia, li vedevi sul set come veramente due persone che si amano. Però, dire, si amano di un altro amore. No, ma dico, lui per esempio è anche in... io non ho una grande opinione del film di Sorrentino, loro, nel primo, nel secondo, però devo dire la verità che chi esce benissimo dal film, meglio secondo me addirittura di Servillo, è proprio Scamarcio. Sì, che quantomeno nel primo film, di Servillo no, però comunque sì, nel primo dei due ha una capacità. È stato un atto d'amore di Valeria di affidargli un ruolo attraverso un provino, cioè lei ha visto tantissimi altri attori l'ha fatto attraverso per, questo, per questo ruolo. Lei aveva visto anche Filippo Timi per fare questo, che adesso ha fatto Favola, quindi ha visto un sacco di attori per questo ruolo. Lui ha fatto un regolare provino, chiaro, non 20 come me, ma, ma è stato un grosso atto d'amore e lei gli ha regalato questo ruolo pazzesco. Allora, no, ma lui è stato anche bravissimo. Bravissimo, c'era un bel clima, perché tutti con tutto questo film è stato una storia vera, con delle persone che noi conosciamo, con amici di Valeria, e tutti conoscevano la storia, e lo sviluppo. Quindi ognuno portava qualcosa di sé dentro il film, e questo credo che si veda. Sicuramente. Come dire, è una cosa che al di là si improvvisava molto, si scherzava molto, anche nelle scene più delicate tra Massandrea e Riccardo, cioè delle cose anche, o tra Mia e Riccardo, delle cose che però c'era un bel clima di amore verso quello che stavi facendo, e questo spero venga fuori. Sì, sicuramente viene fuori. Sì. Laddove invece io non ho, devo dire la verità, noi ci scontriamo spesso su Facebook, ma è anche bello, insomma, perché siamo sempre d'accordo. Perché sennò su Facebook dopo gatti gattini, cani cani, dopo un po'. Ma no, è anche vero, deve essere così. Io devo dire la verità, io ho visto l'altra settimana i trailer, vedete che mi sto anche un po', come dire, modernizzando nel linguaggio, avrei detto i provini fino a qua. No, io ho visto i trailer di questo Lazzaro Felice e io non riesco ad aver voglia di andarlo a vedere. Invece è un problema mio. Sì, esatto, infatti non volevo dire, volevo essere gentile. L'ho visto, dai. No, comunque il film, secondo me, è uno dei migliori film che sono passati in concorso quest'anno, tra i migliori. In realtà quest'anno c'è stato veramente un buon concorso, sì, noi non avevamo, per dire la verità, rispetto l'altro anno mi pare che era bruttissimo, non mi pare che tu hai detto che era il più brutto. Nonostante il 70esimo in cui ci si aspettava un grande così parterre de roi, invece veramente era uno dei più brutti. Invece quest'anno, nonostante sulla carta all'inizio sembrava un po' così, poi alla resa dei fatti, a conti fatti, si è rivelato veramente un buon anno. Tu hai parlato molto bene su Facebook del film, che credo non fosse in concorso, se non mi sbaglio, di quello di Lars von Trier. Sì, esatto. Secondo me è un buonissimo film che ha avuto un'orrenda pubblicità, nel senso che quello che si è letto in giro di gente che sveniva, che usciva dalla sala. Sì, 100 persone che uscivano dalla sala. Secondo me è veramente un atto di proprio di voler male al film, nel senso che io vorrei conoscere le persone. Nel senso, veramente, cioè, chiunque abbia visto un qualunque horror, anche di quelli un po' di mezza tacca, ha visto cose ben peggiori rispetto a quello che si vede nel film di Lars von Trier, che ha pochissimo sangue. Tutto il sangue che c'è nel trailer. Se guardate il trailer, avete già visto tutto il sangue che c'è, non ce n'è niente altro. In cui c'è della violenza, ma raccontando la storia di un serial killer non si può prescindere da quello, ma comunque anche la violenza è contenuta. C'è tanto cinismo, però voglio dire... Vabbè. Ripeto, non mi sembra una cosa per cui uscire scandalizzati, ecco. Poi c'è anche, forse lui si porta dietro anche questa fama ormai molto particolare, quelle uscite 4 anni fa. Su Hitler se le poteva anche risparmiare, insomma. Tanto tempo,
Accidenti, vedi come passa il tempo divertendoci. No, tra l'altro piccola cattiveria di Cannes, piccola grande cattiveria di Cannes, il suo è stato l'unico film che non ha avuto la sigla iniziale. Che mentre tutti i film vengono, la sigla del festival e poi comincia il film, lui non ha, almeno nella proiezione in cui c'eravamo noi, non ha avuto il privilegio della sigla. Quanti film hai visto in 10 giorni? Quest'anno un po' di meno, ne ho visti 33. Ma pochi rispetto, com'è sta storia? Perché il problema è che quest'anno hanno cambiato le proiezioni, sì. Perché siccome Thierry Frémaux si è svegliato, probabilmente, certi dicono che un po' era un po' il suo colpo di coda, perché sa che probabilmente non lo rinnoveranno, lo manderanno via. È una specie di vendetta preventiva. Esatto, sì. E ha deciso che praticamente i giornalisti non potevano vedere i film prima che ci fosse la prima con i registi in sala, e quindi o li vedevamo contemporaneamente in un'altra sala o li vedevamo il giorno dopo, la mattina dopo. Di per sé non sarebbe un grosso problema, cioè lo è, ma insomma vabbè. Il punto è che se lo fai ripensando a tutto il calendario, poi la cosa ha un senso. Invece è stato fatto senza ripensare a tutto il calendario, semplicemente loro hanno spostato le proiezioni e poi un po' capitava quel che capitava. Cioè, per esempio, c'è una sala che è la sala del Sosancien del 60esimo, che era stato creato in quell'anno lì, che è una specie di tendone all'esterno del cinema di Cannes, del Palazzo del Cinema, e in cui di solito c'erano le repliche del giorno dopo. Siccome quest'anno i film sono stati spostati il giorno dopo, le repliche non erano più il giorno dopo, ma erano il giorno stesso, e quindi erano completamente inutili. E quindi appunto per questo motivo qua... Ha fatto un bel casino, insomma, detto in francese. Sì, un bel casino. E allora abbiamo visto molti meno film di quelli che di solito viaggiavate sui 50, no? No, sui 50 no, però per 12 giorni come questi qua, comunque sulla quarantina. Ma io quando ero alla mostra del cinema di Venezia, io mi vedevo 5 film al giorno. Ma perché a Venezia non fai le code che fai a Cannes. Può essere. Perché a Cannes ti fai comunque due ore di coda per ogni film. Io mi ricordo alla mostra del cinema di Venezia, quando ci perquisirono per entrare a L'ultima tentazione di Cristo. Era l'anno, è stato polemiche su polemiche, e mi ricordo che passata sta perquisizione, io ero là come studente ancora, e una giornalista del TG2, Marlisa Trombetta, che non si capisce perché poi si vedeva il film assieme, disse: adesso speriamo solo che sia bello, perché cioè, se uno deve fare sta roba per vedere un film, vai a Cannes in cui devi passare il controllo di sicurezza per ogni film che vai a vedere. E certe volte, e non abbiamo capito perché, ne passi due, cioè dopo che ti hanno controllato una volta, tu fai un pezzetto di tappeto rosso che saranno 30 metri, entri nel Palazzo del Cinema e ti acquisiscono una seconda volta e ti chiedi: ma chi potrebbe avermi passato qualcosa in questi 30 metri, dove c'è tutto comunque chiuso e tutto controllato? Quindi no, veramente incredibile. Questo, sono stati dei film, immagino, che ti hanno, quello che ti ha deluso di più qual è stato? Oddio, quello che mi ha deluso di più, non mi aspettavo questa domanda. Forse il film d'apertura, che è il film di Asghar Farhadi, in cui ci si aspettava quello con Penelope Cruz e Bardem. Siccome Farhadi comunque è un buon regista, il cliente era un ottimo film, splendido. Invece questo film qui, probabilmente perché è un film su commissione, che è un po' quelle cose tipo: se vieni a girare in Spagna noi ti diamo i soldi, questo genere. Beh, la copia Bardem e Cruz ormai fa quel che vuole, per dirlo alla francese, no? Nel senso, sono loro due, paghi, vai, fai le cose. Esatto. Però anche là, però ecco, adesso loro devono anche stare un pochettino attenti, perché francamente il film su Escobar mi pare che sia stato giudicato uno dei più brutti. Io non l'ho visto, chi l'ha visto a Venezia mi ha detto una roba ignobile. Ecco, questo però, è abbastanza... Cioè, fai anche questo, cioè, sta un po' attento, insomma, perché poi un attore, tu mi insegni, deve stare attento anche a quello che sceglie, perché se no, cioè, nel mondo del cinema assolutamente dipende dal bonifico ricevuto. Questo è un altro discorso, sì. Nel senso, se questi bonifici sono tali da permettere 20 anni
di sì, sì, tranquillità. Sì, ti puoi fare anche porcherie. Ti puoi fare anche le porcherie, che certo, tanto il bonifico si arriva. Certo, sì, sì. Un ottimo per una tutta la scuola di pensiero. Un'ottima scuola. Ma uno, per esempio, che leggevo in questi giorni, uno che ultimamente ha fatto delle scelte abbastanza discutibili, se non a livello di performance personale, comunque a livello di film, e che rischia grosso, è Fassbender. Mm-hmm. Perché dicono che, adesso io non vorrei dire, ma da quando ha interpretato l'eroe eponimo della tragedia scozzese, sì, non è andata bene una. Intanto si è sposata, e già questo potrebbe essere una cosa. Però, per esempio, ha fatto, come si chiama, quello dal videogioco, Assassin's Creed, che mia, è andato sì, malissimo, sì. Quello del faro là con la moglie, mia, ecco, è andato malissimo anche quello, esatto. L'uomo di neve, una roba assurda, eccetera. Quindi adesso, insomma, dobbiamo stare attenti anche a queste cose, bonifico o non bonifico. No, però tante volte non conta quanto il film sia andato, quanto bene, il film in generale sia andato male rispetto alla scelta di un attore, perché l'attore può aver fatto una bellissima, gli addetti ai lavori possono dire. Nel film di Aswa Farhadi faceva schifo, però la cosa era meravigliosa, la prendo per un altro, c'entra il, in America c'è uno star system per cui uno va male, due va male, a un certo punto vieni isolato, lui si può rifare sul mercato inglese. Sì, poi adesso penso che ci sarà un nuovo X-Men, per cui là. Quindi credo, là penso che le quotazioni vanno su, sì, però in America è molto. Non è... Vai male uno, vai male due, ti allontano un po'. Volevo chiedere invece, c'è una riflessione che avevo fatto anche la scorsa settimana a cena. Con amici, perché a cena con amici mi parlo di cinema, insomma. Beh, allora, lì di giornalismo invece. Vabbè, sì. La questione, per esempio, dello star system, no? Allora, nei tempi gloriosi dello star system si sa che questo bloccava gli attori, no? Cioè dicevi, tu devi fare questo film qua, non c'è verso di cambiare la cosa. Però era anche vero che questo sistema proteggeva gli attori, nel senso che difficilmente facevi dei film brutti o difficilmente sparivi dopo un certo periodo, eccetera. Io ho fatto il conto di tutti gli attori che hanno vinto di recente l'Oscar e che poi dopo, o per un motivo o per l'altro, non sono riusciti ad avere una, se non una continuità di carriera, comunque una continuità di rendimento. L'elenco potrebbe essere lunghissimo, partiamo da Adrian Brody, che, se vogliamo, dopo Il pianista di Polanski, non è che abbia fatto molto. Reese Witherspoon, mm-hmm, ha fatto una roba per la televisione, mi dicono molto bella, però cinematograficamente parlando, dopo l'Oscar ha fatto soltanto una roba che si chiama I 40 sono i nuovi 20, che mi pare qualcosa di assolutamente agghiacciante. Sì. Quindi, ci sono le eccezioni, la Blanchett, eccetera, però mi sembra che... Dei nomi già prima dell'Oscar. Esatto. Nomi già prima dell'Oscar, nomi, sì. Infatti, è una grossa differenza questa. E anche intelligenti prima dell'Oscar, perché c'è anche gente che si sa che... E che hanno il potere di scegliere. Ma McConaughey, per esempio, io non amavo molto McConaughey, se devo essere sincero, però dopo averlo visto in Dallas Buyers Club ho detto no, qua siamo di fronte comunque. Però anche lui dopo non ha avuto più quella continuità di rendimento che uno pensava. Mi chiedevo appunto se invece se tu prendevi per esempio la carriera di Ingrid Bergman, no, beh, ho sbagliato perché di epoche diverse, per cui l'attore, se tu leggi una biografia della Garbo, lei veniva pagata ogni giorno, vestiti, trucco, cene, cioè era proprietà. Però mi chiedo se questo essere stato proprietà dello studio, pesantissima da sostenere, perché si sa poi che ci sono state delle cause anche celebri, Bette Davis, Olivia de Havilland, eccetera, ma è palese che però ti proteggevano in qualche modo, non ti facevano sbagliare, forse perché non sceglievi. È una domanda dura, nel senso, cioè, perché sono cambiati i tempi. Sono cambiati un po' i tempi. Gli attori che citavi prima sono attori che hanno il potere di scegliere, sì, perché Meryl Streep, sì, può scegliere quel cavolo
che vuole, esatto. Che Blanche può scegliere quello che vuole. Io non so se alcuni attori hanno anche con l'Oscar hanno la possibilità sì, di chi hanno incontrato sulla strada, perché questo... Weinstein o compagnia cantante. Ma questo poi dopo parliamo. Sì. Cioè ci sono tante dinamiche che se in Italia non c'è questo usa e getta, c'è un usa e getta diverso, nel senso viene usato fino a 35 anni come si parlava prima, poi dopo in casa Bartoli, no? Ma in America ancora di più questo usa e getta, fai un film che va male, se non sei nessuno e non hai nessuno alle spalle che ti protegge, vieni come diceva Orson Welles, nell'immondizia totale. In America vali quanto vale il tuo ultimo film. Perché hai un guadagno, ogni dollaro guadagnato per il film corrisponde a un guadagno tuo. Sì, sì. Qui è una roba pesante, pesante da reggere, pesante. Allora, infatti non per niente certi attori adesso si sono diventati registi, sono diventati produttori. Vedi Whoopi Goldberg, ad esempio, lei produce tantissimo. Produce perché ha visto che magari su certe cose non le fa più come una volta, certi film o certe serie, adesso produce. E questa è una cosa, non è un reinventarsi molto intelligente. Sì, sì, esatto. Allora, tu non hai visto Solo. Io ti ha toccato vedere Solo. Esatto. Ti ha toccato, allora, perché sì. Alan, no, ma questo è una rara avis, nel senso che tu non hai mai visto Guerre Stellari non ti piace? A me non piace Guerre Stellari. Però hai visto. Ho visto la vecchia trilogia, non ho visto la nuova, cioè non ho visto la seconda. Che anche qua adesso bisogna usare. E ho visto i film nuovi, cioè l'inizio della terza trilogia e i due spin-off. Spin-off, fai in italiano spin-off perché non. Come traduci spin-off? No, per Umberto che magari. No, so cosa è spoiler, diventa tutto un decallo, bisogna portare un decallo. Ma su questo so, spin-off, però non saprei tradurlo. Derivazioni, ma a me pare storie parallele. Sì, esatto. Com'è allora sto Solo? Secondo me è veramente brutto. Eccolo. Allora, il punto è che. E al di là di quello che posso essere io che non amo il film, secondo me è proprio un problema di gestione delle risorse. Nel senso che visivamente per me è inguardabile, proprio cinematograficamente, sono effetti speciali dozzinali, colori... Anche là della crisi. Che non funziona, ogni scena ha un colore diverso, è proprio veramente fatto tecnicamente male. Ok, questa è già la seconda... Il punto è che, in teoria, allora, inizialmente il film doveva essere diretto due registi di Lego Movie, di cui adesso mi sfugge il nome, che sono due registi giovani, e quindi la sceneggiatura è molto semplice, molto banalotta se vogliamo, però magari magari in mano ai due registi giovani ne facevano un film un po' più fracassone. Sì, perché Ron Howard non è un regista che immagini che possa dirigere una cosa del questo, genere, appunto, capito? Ci vuole una cosa più trash, capito? Probabilmente i due registi avrebbero compensato quella che è un po' la banalità del racconto. Quel racconto passato probabilmente in blocco a Ron Howard si è trovato per le mani qualcosa che evidentemente non sapeva gestire. Temo a chiederlo, ho letto che l'attore è un cane. Non so, secondo me, in realtà lui non è così male, dal mio punto di vista, solo che... Non so come dirti, secondo me si è un po' travisato quello che era lo spirito del solo di Harrison Ford. Cioè, nel senso, mentre il solo di Harrison Ford era inquadrato in un certo modo, questo qui sembra più un simpatico cazzone, scusatemi il termine, più che quello che poi sarebbe diventato. Ho capito. Secondo me si è anche un po' misinterpretato il personaggio. Tanto c'è anche quell'attrice, secondo me, e là veramente si può parlare di cagneria,
perché con tutto che io sono un fan del Trono di Spade, ma Emilia Clarke, che interpreta la Khaleesi nel Trono di Spade, io l'ho vista in un altro film, roba da mettersi veramente. Non so chi sia la peggiore attrice del mondo fra lei e Kelly Reilly, veramente non saprei, è qualcosa di assolutamente... Vabbè dai, qui fa il suo. Senza infamia. Tra l'altro, e poi cambia argomento, io avevo inteso, ma forse ho equivocato, perché ogni tanto si parla di un prequel di Indiana Jones con Chris Pratt. Sì. Oppure si parlava di Chris Pratt per Han Solo? Questo non so dirti. No. Forse Indiana Jones, perché Chris Pratt secondo me è abbastanza... insomma è uno della scuderia, adesso so che a te nemmeno la scuderia Marvel piace più di tanto, però insomma è uno di quelli che, per dire, Deadpool 2 com'è? Deadpool 2 a me è piaciuto un casino, perché a me piace quel tipo di comicità e quel tipo di vedere i supereroi. Cioè il mio problema con i supereroi è che non riesco a vederne l'epicità, cioè nel senso, quando vedo gli Avengers che corrono verso la telecamera, come si vede nell'ultima scena del trailer che poi c'è nel film, a me non viene da dire guarda questi 10 eroi che corrono, ma a me viene da ridere. Cioè non riesco. Invece Deadpool fa esattamente questo, cioè prende quella che dovrebbe essere l'epicità e la porta in farsesco, parlando con lo spettatore, rompendo la quarta parete, facendo una cosa metacinematografica che a me fa impazzire. Laddove per esempio invece sapete che c'è questa enorme differenza fra i supereroi della Marvel e i supereroi della DC, è lo stesso discorso per te, oppure preferisci quelli della DC che passano per essere un pochettino più cupi, meno... No, per me è più o meno stesso discorso, solo che i film della DC sono veramente tremendi. Quelli sono veramente tremendi. Guarda Suicide Squad, Suicide Squad è insostenibile. Anche l'ultimo cos'era? A me non è dispiaciuto Justice League. No, preferisco tra i due, preferisco la Marvel mille volte. Sì, anch'io. Anch'io mi diverto molto di più. Però è vero questa cosa dell'epicità degli eroi, è una cosa che ti fa... No, per carità, poi è una cosa... O ad esempio vedi Thor, vedi quelle cose là e vedi là ci sta, perché però è talmente fuori anche l'attore che lo interpreta, le cose che sono talmente... Però è bravo, Sì, però sono talmente fuori, nel senso che vedi che fisicamente pompatissimi, quindi ti distacchi in qualche modo e vedi con ironia, ma quando quel genere viene visto come veramente immedesimazione alla Strasberg più totale, dici no, qualcosa che non va bene, cioè nel senso va a curarti un attimo. No, ma voglio dire, è semplice, come a me non fa impazzire quel fantasy alla Signore degli Anelli, ma proprio quello neanche a me, perché non riesco a trovarci cattiveria. Allora forse Andrea può guarderei mille volte solo Ian McKellen. Ecco, allora, quello per carità. Perché là è una roba... Però, allora, già che ci siamo, volevo chiedere una cosa che a me tormenta. Da quando ho incominciato a leggere Il Signore degli Anelli, non tanto dal film. C'è una scena nel primo film, dove loro, nel primo libro anche, insomma, dove loro attraversano una caverna, una grotta, eccetera, no? E questi battibrocche ed è freddo, no? Abbiamo freddo. Gandalf, no, e Paul... fare un fuoco visto questo che sei mago. Questa è sempre la domanda che mi sono posto anch'io. Perché tante volte, questo non capisco, anche nel film, che il film magari puoi in qualche modo modificare rispetto al libro, perché non usa la magia? Questo mi domanda. Ah, non è una solo una mia... Cioè, a un certo punto tu vedi la battaglia del fosso di Helm. Ma lui va via. Ok. Lui va via, poi torna, però non è che si torna e tu vedi questa scena magnifica con i cavalieri morti che va giù nel fosso con la luce, però poi tutta questa bella luce arriva e da due colpi di bastone e dici, ma scusa, ma perché due colpi di bastone e non una roba... Appunto. Una vada appunto. Che vadra per dire alla Harry Potter, no? E invece questi due colpi... perché diventa una roba un po' strana. Allora, un po' strana. Io mi aspettavo un po'... Infatti a me piace andare lì per quella cosa là, ok, per la magia, cioè quando quando c'è il duello tra i due vecchi, Gandalf e Christopher Lee, due mostri sacri, pazzeschi, là te la godi, perché ecco, là ad esempio, anche se sono, non che non sono supereroi, ma sono maghi, però là c'è un attore talmente forte dietro, che è una roba che...
stai là e ci credi fino al milione. C'è questa, c'è anche, si vede su Facebook, no su Facebook, su YouTube, quando Sir Ian McKellen viene invitato ad una scuola a tenere un discorso, eccetera, è vicino in data prima degli esami finali, no? E lui dice, dovete studiare, otherwise you shan't pass, non passerete. Vabbè, quella scena meravigliosa, fucile sciocchi che cade giù, capito? Una roba pazzesca. Cioè, là bisogna capire l'intonazione, capito? Sì, una roba che te lo gusti, capito? Una roba. Ci sono stati, io qua ho perso un pochettino il conto, perché una volta a Cannes, forse più Venezia che Cannes, però erano anche, appunto, diciamo così, vetrine per i grossi blockbuster, eccetera. Forse era più Venezia che Cannes. Sì, forse dipende anche un po' dagli anni, okay, dalle cose. Quest'anno, francamente, no. Cioè, al di là di, appunto, di Solo, che... Sì, che però magari bastava. Che boh, sì, esatto. Poi del resto veramente grossi blockbuster, c'era Fahrenheit 451, ma in realtà più che un blockbuster è una cosa televisiva, perché è prodotta dalla HBO. Quindi sì, però sì, non c'è quindi grosso questo nome, sì, ripeto, Solo è stato l'unico quest'anno. Allora, cinema italiano invece, usciamo, sì, un pochettino da Cannes, eccetera, vediamo anche di analizzare un pochettino la stagione, insomma, no? La stagione che una volta era più semplice dire che la stagione cinematografica si chiudeva a maggio, adesso magari ci sono delle, come dire, delle propaggini anche durante l'estate, però sì, francamente, ma molto, diciamo, meno. Cioè, guarda, ogni anno cercano di dire la stagione continua, ma sì, ma non è inutile andare a... No, ma il problema è che la fanno continuare con gli scartini. Sì, cioè, sì, è lì il problema, nel senso che effettivamente la stagione non continua. Loro cercano di farla continuare, però tirano fuori commedie francesi che evidentemente gli sono saltate fuori non so da dove, horror, che è quella, classico, la classica cosa estiva che mandi al cinema. Oppure credo forse che quest'anno magari l'unico titolo di un certo interesse più avanti sarà Mission Impossible, che quello sempre lo fanno uscire verso, sì, estate. Però là sono dei film, come, esatto, dire, che... sì, uno, no, in realtà forse l'unico è il nuovo Jurassic World. Però quello esce tipo 7-8 giugno, esatto, però siamo a giugno, però è giugno, però esatto, è giugno, perché anche adesso i film italiani adesso in concorso sono usciti, cioè Lazzaro Felice c'era il 31, esatto. Quindi secondo me è molto rischioso, cioè chiaro che ha vinto Cannes, chiaro che sì, è però per il pubblico normale, che non il pubblico di addetti ai lavori, sì, ora comincia tanto caldo andare al cinema, o vai appunto alle torri che quindi c'è l'aria condizionata, però anche chiudersi 2-3 ore con 30 gradi fuori, io non vado volentieri al cinema. Così. Sì, no, capisco, quindi no, è un discorso sociale. Dei film così importanti, no, è chiaro. Adesso mi sembra veramente una cosa che dici perché? Sì, sì, è un po', secondo me è un po' a doppio taglio, nel senso che poi però d'altra parte ti ritrovi, come era un paio di settimane fa, che sono usciti 15 film in sala e lì è un po', però lì è li quello, li bruci, allora, alla stessa le bruci uguale, allora io preferisco appunto con Euforia che uscirà a ottobre, preferisco una cosa del genere che c'è tutto che il tempo anche di preparazione, perché sì, quello vuol dire tanto, pubblicità, quello preparazione, sicuro, se tu lo bruci così, sì, è un po' peccato. Però il cinema italiano come è andato? Dico, la stagione si chiude col botto in fin dei conti, perché se non altro Dogman è loro uno e loro due, potrebbe, dai, anche qua, potrebbe dare l'idea di una certa vitalità. Sì, potrebbe. No, nel senso che effettivamente parlavo l'altro giorno con un amico, e effettivamente ripensando a quelli che sono stati i film italiani quest'anno, io me ne ricordo ben pochi, francamente, di cose memorabili, perché grossi nomi, a parte appunto questo ultimo colpo di coda, non ce ne sono stati. Di grossi film impegnati io non me ne ricordo, mi ricordo tante commedie che sempre là. Sempre commedie. Si perdono un po'. Sì, forse appunto il grosso è stato alla fine dell'anno scorso, Lo smetto quando voglio, però
comunque anche lì siamo sempre nell'ambito commedia, pur essendo una signora commedia. Beh, e gli scrittori, cioè parlando anche in teatro degli scrittori, del drammaturgo, anche al cinema mancano. Manca le sceneggiature. Manca le sceneggiature e mancano gli attori. Poi alla fine il cinema italiano sono sempre quelli. Ma io non so se mancano gli attori. Ma no, sono esatto. Su questo io. No, ma nel senso. No, sono sempre quelli, è vero. Sì. Il lavoro di scrittura. Ma secondo me la scrittura. La scrittura. Cioè, la scrittura è fondamentale. Quello purtroppo. Io cito sempre il caso di Metti la nonna in freezer, che era un film. Sì. Un paio di mesi fa. Che ha, da un punto di vista registico, è eccezionale, perché ha delle idee pazzesco, che io non ho visto in Italia da mai. E poi ha una sceneggiatura che è stata scritta dallo stesso sceneggiatore dei film di Siani, che Dio mi perdoni, perché veramente, cioè, se l'inizio poteva andare bene, poi ha uno sviluppo che veramente non sta in piedi. Anche perché. E allora hai dei ragazzi giovani, degli interpreti che sono eccezionali, perché De Luigi, cioè, sono riusciti comunque a dirigere bene dei grossi nomi, come De Luigi, come Laocone, come Miriam Leone, che tutto sommato non è un'attrice, però nel film funziona benissimo, e poi ti vai a perdere su una sceneggiatura. Ma perché secondo me bisogna sottolineare tutte le volte che si può che la grande stagione del cinema italiano, diciamo, della commedia, eccetera, no? Monicelli, Risi, eccetera, poteva certamente contare sugli attori che c'erano a disposizione, però poteva contare su sceneggiatori. Suso Cecchi d'Amico, voglio dire, che scriveva. Suso Cecchi d'Amico, Agia Scarpelli, non occorre altro. E oltretutto, e questa secondo me è l'altra cosa che manca al cinema italiano, questa gente e i loro colleghi, eccetera, molto prendevano anche dai giornali. Noi non abbiamo più un cinema italiano che riesce a raccontare storie. Adesso io non voglio dire. No, adesso verrà fuori, credo forse a Venezia, penso, presentato questo film sul caso Cucchi. Ecco, però è uno. Con la Jasmine Trinca e Alessandro Borghese. Però è uno. No, nel senso, una volta. Ci ha provato Lucchetti con Io sono Tempesta, e veramente la sceneggiatura sembrava la prima bozza di una sceneggiatura. Ci ha provato. Cos'era? Oh, adesso mi sfugge il nome. Nome di donna, mi pare che fosse il film che è anche uscito due mesi fa. Mi sfugge il regista, perdonatemi. E anche lì. È sempre lì la sceneggiatura che non va. Ma dalle altre parti, insomma, no? Diciamo così, perché secondo me è un problema anche più generale, perché mi pare che anche le sceneggiature americane non siano più sta grande cosa. Sì, forse a parte un paio di nomi grossi su cui puoi fare affidamento, il classico Sorkin, tanto per dirne tanto uno. Tante volte. Poi ho notato una cosa, scusa se ti interrompo. Io ho notato una cosa. Tutte le volte che. Qui parliamo di Hollywood, tutte le volte che Hollywood si rifà alla grande tradizione degli anni 80. Di grandi film di grande impatto spettacolare e di grande impegno civile, 9 volte su 10 sforna i capolavori. A me è piaciuto moltissimo Argo, è piaciuto moltissimo il caso Spotlight, che sembravano diretti da Pollack. Perché, voglio dire, The Post. A me è piaciuto tantissimo, non so voi, Silent Man. Qual è? Aspetta, quello sul caso Nixon. Però. No, adesso. Quello con Liam Neeson nella parte roba di Watergate. Watergate. Io non l'ho visto quello. Però, per esempio, The Post, che è leggermente prima. Sì. Però voglio dire, quando si. Ma Mary Strip, Dopo un'altra cosa su questo. Però voglio dire, quando loro si rifanno alla loro grande tradizione, ci azzeccano sempre. Secondo me poi è facile che in un anno dove vengono candidati all'Oscar Argo e il caso Spotlight, questi vincono, perché coniugano. Ovvio. Mi pare, insomma. Da dove invece tu mi hai ricordato invece una cosa. Vogliamo parlare un po' di doppiaggio? Perché
questa è una vexata questio non indifferente. Io noto che da qualche anno a questa parte la tradizione del doppiaggio italiano, che tra l'altro ho letto ieri che è morto Sergio Graziani, che è la voce di Peter O'Toole in Lawrence d'Arabia, eccetera, mi pare di capire che adesso il doppiaggio è veramente abbastanza penoso. Sai che noi abbiamo parlato del doppiaggio di The Post, cioè è qualcosa che non sta. Ma tu guarda il doppiaggio di Chiamami col tuo nome, tu vedi il doppiaggio di Chiamami col tuo nome, tu vedi l'attore giovane che è stato candidato all'Oscar, tu lo vedi nel film in lingua originale e aderisce completamente, cioè le piccole cose vocali, cioè una cosa di una bravura eccezionale, tu lo vedi doppiato e dritto, piatto, cioè sì, sembra una roba veramente che dici, dico ti amo, vado a fare la spesa, è uguale. È uguale, sì. È pesante. È un problema, sta diventando un problema. Sta diventando anche perché sempre di più poi i film stanno cominciando a giocare con le lingue e tutto questo viene sempre da noi viene sempre annullato. Ucciso, qui si doppia sempre tutto in italiano. Io non so cosa hanno combinato per esempio col doppiaggio della serie, come si chiama, della serie Narcos, dove c'è un'alternanza inglese e spagnolo, qui probabilmente noi avranno appiattito tutto magari con l'accento spagnolo quando parlavano. Beh, ma anche adesso è uscito il film quello su Oscar Wilde. A me è piaciuto così, però lì veramente lui, Rupert Everett parla in 8 lingue diverse, perché quando in Francia parla in francese, quando come in Italia rendi questo? Parla in italiano, non io rendi. Immagino che il doppiaggio chiaro che doppiato tutto in italiano. Chiaro che c'è ancora una parte di cioè come dire, lo trovo giusto per mettere insieme, capito? Perché ci sono ancora delle persone cioè se io mi immagino a Trieste. No, ma io vedo già solo mio papà, se mio papà cosa vedi la gente a Trieste? Sì. Cioè, dai la possibilità, allora come fa il nazionale, come fa il cinema? Sì, questo è bellissimo, avere, che almeno un giorno alla settimana. Almeno un giorno alla settimana, o comunque di vedere anche il film. Esatto. Che anche lì, io già a me piacerebbe più che un giorno alla settimana, una replica, tutta la settimana. O una delle quattro repliche, una delle quattro repliche del film in lingua originale. 20 e 30 lo fai o repliche. Anche questo è un dato su cui bisogna far riflettere, perché nella programmazione dei film, una volta c'erano quattro repliche al giorno, adesso stanno diventando tre, e quindi questo rende anche perché sono film lunghi, perché i film si stanno anche allungando. Sono lunghi i film, tu guarda gli orari anche di Cannes, cioè sono film molto lunghi, siamo quasi sempre oltre le due ore. Ieri ho visto un film francese in Blu-ray, C'est la vie, non so se mi suona il titolo, dei due registi di Quasi Amici, un film molto molto divertente che l'ha scritto anche su Facebook, se durasse 20 minuti in meno sarebbe no, perfetto. 10 minuti in meno, secondo me tutto dovrebbe durare 10 minuti in meno, anche un film di Billy Wilder dovrebbe durare 10 minuti, e se arrivo a dire questo vuol dire se infatti, è caldo se ma infatti sentire. Noi quando siamo ai festival c'è sempre la legge di Bosarzi, adesso è proprio ufficialmente nominato, però così per cui veramente i film che per cui non vale la legge di Bosarzi sono pochissimi. Cioè, sai che questa cosa qua dei minuti in meno, se mi fai venire in mente, il film Euforia durava il primo girato era 2 ore e 40. Questo dipende anche, solo Sorrentino è riuscito ad imporsi dicendo faccio due film perché il girato durava 4 ore, ok? Ma il problema sta nella sceneggiatura. Quando tu hai una sceneggiatura, questa non era male, però vedevi che alcune cose erano molto lasciate agli attori, molto di improvvisazione, vediamo come succede. Cioè, tu nella fase di scrittura, questo anche quando commissioni un testo teatrale e scegli gli attori, lavoraci con gli attori. Cioè, una volta hai la prima bozza, lavora con gli attori, perché poi altrimenti ti ritrovi ad avere 45 minuti, un'ora dei film in più che non serve, perché sei costretto ad improvvisare alcune cose perché non stanno insieme. Esatto. E quello è il problema della durata, perché tu non lavori con gli attori prima. Poi io mi chiedo, per esempio, me l'avevo chiesto quando avevo acquistato il DVD di Erin Brockovich, che è il film per il quale la Roberts ha vinto l'Oscar, dove c'era versione normale che durava 1 ora e 50, perché era un film già lungo di suo, e poi c'era scritto anche versione senza tagli durata 2 ore e 50. C'è un altro film in pratica. Quindi anche una follia, un'ora in più, che cambia tutto, insomma. Allora ci abbiamo la conclusione, e qua bisogna trattare anche l'argomento
molestie e roba del genere. Non per che insomma a noi che insomma, saremmo tanto per utilizzatori finali del film, non è che questo ci interessi più di tanto, però insomma sta cambiando un po' di cose sta cosa. Abbiamo perso, l'ha detto Carlo Verdone, il più grande attore della generazione dai 50 ai 60 che è Kevin Spacey, è stato sotto certi aspetti immolato sull'altare. Orrendo, io credo di un'ipocrisia enorme. È America. America. Esatto. Oltretutto io credo che poi la cosa più assurda in tutta la vicenda è quello che è successo al film Tutti i soldi del mondo. No, è una roba veramente vergognosa. Ma che però secondo me è ancora più vergognoso, perché a mio avviso là semplicemente tu non puoi prendere... Cioè, tu devi far la parte di un 85enne, non prendi un attore 85enne, prendi uno di 55 nella logica degli americani, lo invecchi. Beh, mi sembra giusto. Viene fuori qualche cosa, andate a vedere le fotografie, qualche cosa di mostruoso. Sì, fra esatto. Pippo Baudo e un troll. Sì, perché sì, non capivi. Secondo me il ragionamento che ha fatto Ridley Scott non è tanto rigiriamo le scene perché c'è questo scandalo, che la gente sarebbe corsa a vedere il film se non altro per questo. Esatto. L'idea è, siccome mi sono accorto della, posso dirlo, stronzata che ho fatto, ma guarda caso proprio nel momento dello scandalo, non due giorni prima, guarda caso che roba strana, capito? Esatto. Ma al di là di questo, è un momento in cui ti sta dicendo che l'ipocrisia a Hollywood è qualcosa di spaventoso. No, ma infatti. Fa scomparire tutto. Cioè, appena c'è una voce, preso e messo al bando. Cioè, senza confutare, senza processo, senza niente. Ed è una cosa veramente pericolosa, perché è un sacrosanto diritto denunciare, un sacrosanto diritto. Per carità. Tutto. Esatto. Io rimango ancora molto perplesso 30 anni dopo. Io questo rimango molto perplesso, nel senso, io ho delle grosse, cioè nel senso, a me è capitato una cosa così, non farò neanche su tortura mai nomi e cognomi, molto importanti, molto grossi, in cui io ho detto mi fai schifo, preferisco dormire senza l'Exotan, visto che ho studiato per fare questo mestiere e mi sono tagliato fuori una bella parte grossa di possibilità, però era, ho detto di no. Ora può essere anche costretto a dire di sì. Lo fai su, cioè, 30 anni dopo a me sembra veramente, anche perché se tu vedi, sono delle attrici, se vogliamo chiamarle così, ok, che non stanno lavorando e che devono in qualche modo ritornare sulla cresta dell'onda e usano qualsiasi mezzo, per venirne esatto, fuori. Esatto, e quello che a me fa sempre, rende sempre perplesso è il fatto che vengono fuori solo grossi nomi, è mai possibile? Non c'è mai stato l'assistente di studio che fa mai. Solo Kevin Spacey, solo adesso Morgan Freeman. E là secondo me parlo un paradosso, secondo me il nome di Morgan Freeman è quello che fa cascare l'intera impalcatura della cosa, perché numero uno appunto è una persona stimatissima, eccetera eccetera, e tutto qua, e poi dopo secondo me verrà fuori appunto l'ipocrisia dell'intera cosa. Però questo non è successo per Woody Allen. Vabbè, là poi siamo... Sì, cioè Woody Allen è stato comunque, anche se l'ha fatto, non l'ha fatto, questo sarà la magistratura, sarà il che c'è un'intervista decide. Con... Però non è stato radiato dai premi Oscar, non è stato radiato da niente come tutti gli altri. A me là però la preoccupa un altro discorso. Intanto questa è la foto, se la regia la inquadra, questa è una delle foto che ho trovato di Kevin Spacey travestito da vecchio. Ora è probabile che con una roba di... Peggio ancora è questa qua. Io vi assicuro che vista da vicino... Mi sembra un Baudo Berlusconi. Pippo Baudo, basso, vestito... Sì. Quindi vuol dire, è questa la ragione. Con la protesi del padrino. Sì, esatto. No? Una roba... Con l'arancia, il cotone... Cioè. Sì. No, la questione di Woody Allen sarebbe molto più onesto da parte delle persone che adesso scoprono
Ah, ma non sapevo, queste leggi, cioè mi domando, perché è una cosa che si sa dal 94, da quando è venuta fuori. Se tu dici io non ho lavorato adesso, restituisci l'Oscar, penso che sia legittimo che tutti questi, e mi dispiace che anche Michael Caine abbia detto una sciocchezza, però per esempio tutti questi, hai lavorato male con lui, beh, restituisci l'Oscar, se non era degno di lavorarci, perché allora non sei nemmeno degno, però figurati se questo... No, beh, è chiaro, come dire, ho cavalcato l'onda finché mi serviva. Sì. Cioè io sono molto lo trovo giusto perché è una cosa giusta, però allo stesso tempo mi lascia un po' perplesso, sì, perché non riesco a capire a che pro, cioè non riesco a capire anche il discorso che ha fatto Asia Argento alla fine di Cannes, che non so perché l'hanno invitato, perché fa audience, sì, esatto, ok? Però perché c'è anche tra di voi nel pubblico, c'è qualcosa con la Cate Blanchett che guardava, cioè con l'imbarazzo totale, sì, che c'è qualcuno che tra voi nel pubblico che sicuramente ha fatto qualcosa, ma adesso poi lo scopriremo. Mi sembra veramente la caccia alle streghe, sì, McCartney, esatto, e compagnia cantante. Sì, però per cui faccio così, siccome siamo in televisione, allora ti ho fatto così, da domani sono, esatto, sul piccolo in prima pagina. Esatto, no? Facciamo, abbiamo, che se no questa me la dimentico sempre, l'ultima pubblicità, poi ci rivediamo per i saluti. Ah, dobbiamo leggerai le previsioni del meteo, che sa che... Va bene. Giustamente. No. Dove le... Non riesco mai. Allora, abbiamo un obbligo del quale mi sono scordato e chiedo scusa, ed è quello delle previsioni meteo. Allora, in genere io all'inizio do la situazione del meteo, ora non sto nemmeno a prendere in giro i telespettatori, diamo direttamente le previsioni per domani. E siccome abbiamo, Andrea, questo sarà uno dei highlights della tua carriera, leggere le previsioni meteo. Previsioni per domani, 28 maggio 2018. Sono previste condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti in mattinata e deboli probabilità di isolati rovesci pomeridiani in prossimità di rilievi orientali. Temperatura stazionaria o in leggero aumento nei valori minimi, con minime di 21-22 gradi e massime di 29-30 gradi. Venti deboli, 4-10 km orari, di direzione variabile a regime di brezza. Mare quasi calmo, visibilità buona. Brezza si dice. Brezza. Ah. Indizione corretta è il parabrezza, la brezza, poi si dovrebbe dire assino, cassa, cosa che naturalmente non usi mai, perché dipende che testo fai. Se quando io ho fatto ad esempio la Minta, ok, dicevo cassa, assino, perché è anche bello che il pubblico anche senta in doppiaggio, nel famoso doppiaggio, alcune parabrezza ancora senti, sì, brezza, senti. Brezza, devo ricordarmi quando le leggo io, che è solo una disperazione. Ti telefona comunque dopo. Ti telefona. O stasera, domani? Sì. Come diatriba, abbiamo anche avuto una diatriba su diatriba. è anche questo. Allora, siamo in chiusura. Alan, prossima settimana esce qualcosa di... vediamo. Prossima settimana esce Lazzaro Felice. Eccolo. Andate a vederlo, sì. Io lo consiglio. Andiamo. A me è il mio compleanno, non posso. Tutta la settimana festeggio. Esatto. Pur di evitarlo. Ogni giorno una festa. E poi? Basta. Boh, vabbè, so. Mi compro un bel DVD. Sì, sì. No, forse recupero qualche... No, nessuno, non me lo ricordo, però stiamo comunque andando verso l'estate, per cui... stiamo un po' calando. Ok, laddove, tu abbiamo già visto prima. Sì, adesso l'estate di riposo, e poi in dopo attesa di progetti nuovi, poi in ottobre ricominciamo la stagione. Allora, io ringrazio... E andate a vedere Euforia. Sì, ma là, figurati, se non lo tormento ancora. Tra Euforia e Miserabili. Faremo peggio da Varino, faremo l'after hour di Euforia. Combatteremo un ring lungo. Un ring, attenti, perché lui poi si candida anche a condurre. Questo è grave. Conosco, I know my chicken. Okay. Allora, grazie per essere stati in nostra compagnia. Io ringrazio Alan Viezzoli e Andrea Germani per essere stati con noi. Grazie ai telespettatori, grazie in studio per la pazienza e anche per aver risolto questo problema logistico. Questo è Sveglia Trieste. Sveglia Trieste torna domani alle 9. Trieste in diretta invece... No, sbagliato. Ecco. Sveglia Trieste torna domani alle 7. Trieste in diretta torna domani alle 18.
Vi ricordo anche che domani alle 21 c'è l'appuntamento con il Caffè dello Sport. Grazie a tutti, buona domenica.